Ciao e bentrovati a tutti. Nel video di oggi ti vado a consigliare 5 città che magari non sono sulla bocca di tutti, ma che possono diventare una sorpresa meravigliosa. 5 città che ho visitato negli anni passati e che mi è capitato di dire: mamma mia, che sorpresa questa città, mamma mia, non mi aspettavo proprio fosse così bella e così divertente. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale di Viaggio Vero se non l'hai ancora fatto, cliccando sul pulsante iscriviti e anche sulla campanella che trovi lì a fianco, perché in questo modo sarai aggiornato su qualsiasi video andremo a pubblicare, sia il martedì che il venerdì. Ma ora bando alle chiacchiere e andiamo con 5 città non proprio sulla bocca di tutti, ma che possono riservare tante sorprese. La prima città di questa lista è Rotterdam. Rotterdam, in Olanda chiaramente, è una città che è stata completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti. Quindi è una città nuova, una città piena d'arte contemporanea, dai suoi ponti come quello di Erasmo da Rotterdam ai palazzi grattacieli. È un po' la New York d'Europa, chiamiamola così. E soprattutto queste architetture diventano proprio arte contemporanea, perché fatte da grandi architetti, le famose Archistar. In più, come mi disse chi mi accompagnò quando la visitai, la maggior parte dei palazzi in centro hanno le vetrine della parte di piano terra date agli artisti in cambio di creazioni d'arte, cioè non pagano gli affitti, ad esempio, in alcuni casi, ma devono abbellire le vetrine in modo che ci siano opere d'arte visibili dall'esterno, un po' come essere in alcuni quartieri in un museo d'arte moderna e contemporanea senza pagare nessun biglietto. In più hai i canali come in tutte le città olandesi. È una città non troppo economica, questo è vero, stiamo parlando di Olanda, ma è facilmente raggiungibile da Amsterdam con i treni, partono direttamente dall'aeroporto, sotto all'aeroporto c'è una stazione e parte un treno per Rotterdam ogni ora praticamente, e si raggiunge in pochissimo tempo. In più riserva una marea di sorprese per quanto riguarda la scena notturna, addirittura alcuni bar Rotterdam che sono stati eletti come miglior bar al mondo per diversi anni, quindi chi ama anche la vita notturna a Rotterdam potrebbe trovare davvero delle sorprese positive. La seconda città, ci spostiamo un po' a est, siamo in Europa e non siamo in Europa, siamo a cavallo fra Occidente e Oriente, Tbilisi, la capitale della Georgia, ormai raggiungibile facilmente anche dall'Italia con voli sia diretti ma anche con scali ad esempio a Istanbul. Tbilisi è una capitale che ho amato alla follia e ha riservato a me diverse sorprese, è una capitale, come ti dicevo, in bilico tra Occidente e Oriente, ha ancora tutta la sua storia che racconta di Oriente, ma è una città che vuole vivere di Occidente, si mangia benissimo, è una città molto economica. È una città che vuole divertirsi la sera, è una città che ha aperto in centro storico, un centro storico un po' diroccato, un po' decrepito in alcune zone, ma di un fascino incredibile. Ha aperto in queste zone bar e pub bellissimi, che rimangono nella tradizione, ma che diventano belli. In più la città in alcuni punti si sta riammodernando con opere d'arte contemporanea, anche in questo caso con ponti, strutture nuove, in maniera da renderla diversa, con questo mix di nuovo e antico, Oriente e Occidente. Tbilisi, grande sorpresa. Terza città, torniamo di nuovo qui vicino all'Italia, andiamo in Spagna. Valencia è una città che sì, sta andando tanto, sì, è visitata molto dagli italiani, ma secondo me è ancora una piccola sorpresa che va scoperta. Valencia è veramente vicina a noi, un'ora e 20 di volo dall'Italia e da tanti aeroporti italiani. Valencia ha un centro storico bellissimo, raccolto con tutte le sue tradizioni, come vuole la Spagna in generale, ma anche quartieri artistici appena fuori dal centro storico, a quartieri moderni, come ad esempio la Città delle Arti e delle Scienze disegnata da Calatrava, con l'acquario, il Museo delle Scienze e chi più ne ha più ne metta, un luogo che anche se non visiti i palazzi stessi, anche solo star lì e fare le foto a questo quartiere, sono comunque opere d'arte contemporanea. Quindi è anche qui hai un mix fra nuovo e vecchio. Hai la spiaggia della Malvarosa. La Malvarosa è una delle spiagge cittadine, quindi in città,
più belle al mondo, larga, sempre visitata, sia in estate che in inverno. È davvero un luogo in cui passeggiare tranquillamente e godersi la spiaggia. Quarta città, andiamo un pochino più lontano, andiamo in Israele, a Tel Aviv. Abbiamo la fortuna che nell'ultimo periodo si stanno aprendo un sacco di voli anche economici su Tel Aviv. Aveva aperto già EasyJet qualche anno fa, ora sta aprendo e ha aperto in alcune zone Ryanair, oltre chiaramente ai voli classici che arrivavano a Tel Aviv. Tel Aviv spesso e volentieri viene dimenticata dal turismo religioso, ad esempio, ovvero si arriva e si atterra a Tel Aviv, unico aeroporto internazionale del paese, ma poi si parte subito per raggiungere le varie tappe del pellegrinaggio, diciamo, religioso, cattolico. Ma io consiglio sempre di rimanere un paio di giorni a Tel Aviv, perché Tel Aviv offre spunti incredibili. Una scena notturna assurda, una delle più belle scene notturne di bar, pub, locali per ascoltare musica dal vivo che io abbia visto negli ultimi anni. In più una spiaggia lunga, bellissima, con palestre, con attrezzatura, con possibilità di fare giochi di mille tipi, un po' alla Miami e alla Los Angeles con Venice Beach, proprio tutto il lungomare di Tel Aviv. E non dimentichiamo Jaffa, la parte storica di Tel Aviv, una città fuori dalla città, ma ancora in Tel Aviv, che è il porto storico di Jaffa, quindi con le stradine, il quartiere, qualcosa di veramente bello, diventato da anni il quartiere degli artisti, da non perdere. Quinta e ultima città, torniamo a Est Europa, una città economicissima, ti parlo di Cluj-Napoca. Cluj-Napoca è Romania, è il capoluogo della Transilvania, ma in realtà Cluj-Napoca c'entra poco con la Romania. È una città che è polacca, è una città che è tedesca più che rumena, è veramente una città al confine, è una città viva, è una città universitaria, è una città da visitare, ricca di eventi, monumenti e con una bellissima vita notturna, soprattutto molto molto economiche, con una birra eccezionale. Quindi te la consiglio assolutamente, anche perché è raggiungibile da tantissimi aeroporti italiani con compagnie di volo low cost come la Wizz Air, con spese ridicole. Queste erano solo 5 idee, ci saranno altri video come queste su città anche più lontane, però intanto queste città che non sono così lontane da noi, alcune come Valencia vicinissime, altre con 3 ore, 3 ore e mezzo di volo come Tel Aviv, ma tutte fattibili perché tutte raggiungibili a costi abbastanza bassi. E soprattutto sono 5 città che possono riservare tante sorprese. Ti ricordo di seguirci sui social network, abbiamo la pagina Facebook di viaggiovero.com e lì dovrai fare mi piace, diventa fan perché altrimenti mi offendo. Chiocciola Viaggio Vero mi trovi su Instagram e Twitter. Se il video ti è piaciuto, un pollice in alto, i commenti li puoi mettere qui sotto e sempre qui sotto vedi la facciona sorridente, proprio il cerchio con la facciona sorridente, per iscriverti al canale e clicca anche sulla campanella in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.